Ciao ragazze, allora oggi faccio il Doggy Tag, un video in collaborazione con Denise Caselli e se non la conoscete vi lascio qui sotto il link del suo canale e del suo video, mi raccomando andate a vedere perché è davvero una ragazza super super simpatica. Facciamo il Doggy Tag perché entrambe abbiamo un cagnolino. Allora iniziamo, nome e razza, la mia cagnolina si chiama Mia ed è un Labrador. Da quanto tempo è con te e come lo hai avuto? Allora, Mia è con noi dal 17 ottobre, quindi poco più di un mese, e l'abbiamo avuta perché io ho sempre voluto un cagnolino, sono riuscita a convincere mia mamma e quindi finalmente abbiamo deciso di prendere un cane e siamo andati a sceglierla prima e poi la settimana dopo l'abbiamo portata a casa. Tre soprannome. Allora, noi abbiamo scelto un nome corto appunto per evitare di dover trovare dei soprannomi e poi farle confusione. E in realtà di soprannomi ne ha perché lei è Mia, Miuccia, Cookie, Kaki, Muki, poi Pippi perché a volte si addormenta con una posizione stranissima. Poi vi metterò delle foto quindi potrete vedere. E comunque ha un sacco di soprannomi, infatti secondo me le facciamo solo che confusione. Comunque ognuno la chiama come gli pare in famiglia. Quattro, che parole conosce? Allora, io credo che Mia non conosca molte parole. Secondo me conosce no, perché è un po' birichina, quindi dobbiamo dirglielo spesso. Ah, e poi conosce, ha iniziato la scuola di addestramento e quindi conosce alcune parole, per esempio dell'agility, che sono i percorsi, quelli con gli ostacoli. E quindi conosce ruota, tunnel, hop, però ecco, non ne conosce molte, vabbè, ancora piccolina. 5 scuola di addestramento, sì, Mia fa scuola di addestramento, abbiamo scelto di portarla ad addestrare perché è un Labrador, diventa grande. La femmina dovrebbe diventare un po' più piccola del maschio, però viene comunque a pesare intorno ai 30, 35, 40 kg. 40 kg di peso quasi io, quindi abbiamo detto la portiamo a scuola, le insegniamo a non mordere perché ora morde tutto quello che c'è a casa. È normale, però insomma deve un po' abituarsi a non farlo. Poi le facciamo insegnare a non tirare e ad essere un po' più ubbidiente e poi basta. Insomma, non vogliamo farle fare gare o concorsi o cose strane, però insomma per darle un po' di disciplina perché poi diventa grande ed è più difficile da gestire. 6, foto simpatica. Ora vi metterò delle foto di Mia. E niente, lei è bellissima, davvero stupenda. E racconta una sua stranezza. Allora, cose strane. Beh, intanto vi faccio vedere cosa ha combinato. Non è una cosa strana, ma vedete questa? Ecco, questa è la mia bambola qua. Lei è la Chicca, è la mia bambola, ce l'ho da 15 anni. E Mia, dato che è di plastica, le ha mangiato un tallone e le ha tolto. Non so se si riesca a vedere da qua. Vediamo. Beh, le ha mangiato tutte le dita dei piedi. Quindi non è una cosa tanto strana perché mangia tutto. Oppure vi faccio vedere cosa ha combinato l'altro giorno. Io ho il comodino in tavola, lei non ci arrivava. Questa settimana ha imparato a salire sul letto da sola, che comunque è bello alto, e ad arrampicarsi in alto, e lei ha tirato giù dal comodino questa qui che è una cornice specchiata, vabbè ora non voglio accecarvi, l'ha buttata per terra, ha tirato fuori la parte dietro e questo è il risultato. Quindi vabbè, oppure l'altro giorno ha quasi mangiato lo zanzarino per le zanzare, la macchinetta liquida insomma della macchina, sentivo che aveva uno strano odore e poi ho scoperto perché. E vabbè, bisogna starci un po' attenti perché appunto lei non deve mangiare queste cose perché poi rischia di stare male, però è cucciola, è fatta così. Una cosa strana di Mia potrebbe essere che lei ha un pupazzo che io ho della Disney che è molto grande. Magari vi metto una fotina così capite di cosa sto parlando, è più grande di lei. E lei lo prende per un'orecchia. Beh, intanto gli ha staccato la coda, non la troviamo più, l'ha nascosta da qualche parte. Lei lo prende per un'orecchia e se lo trascina correndo in tutta la casa. Noi abbiamo un lungo corridoio e lei ci fa le corse trascinandosi questo coso che è più grande di lei. Ed è super super carino quando fa così. E poi quando fa per esempio la pipì in casa o fa qualcosa che sa che non va bene fare, lei, noi in ingresso abbiamo un mobile, lei si nasconde sotto il mobile perché sa che ha fatto la cattiva e non vuole essere sgridata. Quindi è davvero una furbacchiona come cagnolina, è un po' matta. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, ringrazio Denise per aver fatto insieme questo video.
Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!